C'è una frase che sta spopolando che dice: se devi aspettare che il tuo fidanzato o la tua fidanzata cambi, allora cambia partner. E per la mia visione, che è assolutamente confutabile, questa frase è sbagliata. Partiamo dal presupposto che dice: se devi aspettare che cambi, non che tu devi cambiare l'altro. Quindi questo è un tassello fondamentale. Siamo bombardati dalla mattina alla sera di gente che ci dice di scappare da red flag, difetti. Purtroppo la verità, e io questa la ritengo una verità fondamentale, è che noi incontriamo degli esseri umani che hanno dei difetti, che sono sbagliati, che hanno una percezione della vita diversa dalla nostra, che hanno un vissuto diverso dal nostro, e quindi sicuramente ci saranno delle cose che andranno rimodellate. E per rimodellare alcuni comportamenti al fine di vivere una coesistenza piacevole ci dovrà essere un cambiamento. Non solo si auspica come essere umano che nel tempo ci sia un'evoluzione in positivo, quindi che ci sia un cambiamento. E quindi è giusto aspettare che l'altro migliori, che rimodelli alcuni suoi comportamenti, che lavori sulla relazione, perché la relazione, ahimè, è anche un lavoro su se stessi e sulla coppia. Sì, ma ci deve essere la volontà, ed è proprio questo punto che secondo me manca in quella frase. Cioè, se noi due vogliamo cambiare, vogliamo lavorare sulla relazione, io ti aspetto. Se però alla base non c'è la volontà di migliorare, di trovare l'accordo, di aggiustare, di smussare quegli angoli che in realtà ci aiutano a convivere, allora sì, cambia partner. No, raga, Robin e Ted è una roba che non si può fare. Cioè, io lo capisco che tu lo devi fare, do it for the plot, va benissimo. Però questi due, che sono completamente gli opposti, vogliono due cose diverse. Robin vuole una relazione che le dia spazio per la sua individualità, vuole uno stile relazionale completamente diverso da Ted. Ted invece vorrebbe essere Marshall nella coppia Lily e Marshall, e loro si inseguono per 10 stagioni, essendo amici ex, poi vanno a letto, poi tornano, alla fine della fiera tutta sta storia per dire: vabbè, ma alla fine voglio stare con Robin, perché è questo il succo. Cioè, non che la madre non abbia importanza, perché ce l'ha, perché la madre è la persona giusta per Ted. Sono due opposti, e gli opposti si attraggono solo se trovano il compromesso, e loro il compromesso non l'hanno mai trovato, perché l'attrazione non basta per stare insieme, serve progettualità, e loro non ce l'hanno mai avuta. Soprattutto Robin, cioè, come fa uno come Ted a stare con una giornalista internazionale che si fa 70 viaggi all'anno? Come fa? Ma non perché sia stupido, ma perché non è quello che vuole lui. Quindi questa cosa, tutta sta tiritera, che se lasciano, poi lui sta con questa, ma in realtà pensa ancora a lei. Cioè, raga, io veramente penso, oddio santo.